Dicevo, proprio sull'esercito europeo nel 1953 l'Europa cadde e quella fu l'ultima spina di un grande statista che si chiamava Alcide De Gasperi, che però aveva capito tutto. Io consiglierei, insomma, a molti di andarsi a rivedere quella pagina, perché per avere un esercito europeo e una politica estera europea è necessario avere un nucleo di potere politico condiviso. Cioè, gli eserciti devono rispondere a qualcuno. Io non ho mai creduto nella polemica sulla sovranità, perché ritengo che la sovranità non è mai un dato assoluto. Un paese si priva della sua sovranità anche quando fa un accordo bilaterale. Il problema è che se la sovranità esce dall'ambito nazionale, deve trovare un ambito sovranazionale che lo accoglie. Questo è il grande problema dell'Europa, sia nella sfera economica, sia ancora più nella sfera politica. Ora, perché nel 1953, al di là della retorica, si parlava di esercito comune? Perché allora ce n'era bisogno. La guerra fredda scalava i suoi picchi e insomma, gli americani non ce la facevano a difenderci, avevano bisogno della forza tedesca. Oggi siamo in un contesto storico completamente diverso, ma di nuovo ci sarebbe bisogno di una politica estera e di un contributo alla difesa comune che venga dall'Europa. Quindi questa No, aspetti, è mi ha una fatto una grande. bella antipasto, ci ho dato Guagliariello. Allora, io devo andare in pubblicità, sennò poi scavallo e c'è una pubblicità tassativa.